Benvenuti a Luca Sapà, che sarà sempre io, sempre niente di che. Oggi ho fatto un video un po', però l'ho levato perché non mi convinceva, 40 minuti era troppo, due tende alla logorrea, quindi. Ora, un video di filologia classica richiederebbe anche 2 ore di trocchi, che sta a leggere 2 ore, capite che. Quindi 40 minuti erano troppo, ho detto lo rifaccio, potrei fare dei tagli, no, preferisco rifarlo da capo, io non sono come mi metto a tagliare, perché poi sì, potrei tagliare, ma poi avevo detto delle cose che non erano completamente esatte, me ne sono accorto. Naturalmente me ne sono accorto io, ma credo che pochissimi ne sarebbero accorti, ma lasciamo perdere. Io preferisco, essendo un film, almeno da quei video lì, preferisco farli come von Schnell comanda. Von Schnell era un filologo classico. Mentre parliamo di fumetti, fumetti in questo vi costa caro, 7,90 euro. 8,90 euro, quanto costa? Quanto mi è costato? A 8,90, c'è 10 euro un libro. C'è il nome di Tex, ma Tex non c'è, ovviamente. Tex Magazine Adventure. Qui c'è un po' di abbiocco. Tex Magazine, copertina di Bignotti, mi sembra. Franco Bignotti. Bella copertina, ovviamente. Vi consiglio di leggere, perché ovviamente c'è anche una buona introduzione. Sono due storie, una del 64, illustrata ovviamente da, ora se dico questo nome, almeno fece un video su Billy Biss, poi non li fece più perché mi mangiarono vivo, perché dissi che assomigliava Billy Biss a Gaspare, c'è scritto anche qui tra l'altro, però no, ma Gaspare non sono mangiarono vivo, non c'entro più su Billy Biss, però ovviamente l'autore di questa storia, Lobo Kid, è ovviamente Loredano Ugolini, che era un disegnatore fiorentino. Io ho molte opere di Ugolini perché ha lavorato per la Salani. Allora, negli anni 30, 40, ma anche 50, c'era l'abitudine di illustrare. Lì c'è anche credo, un Conte di Montecristo, no, 20 anni dopo, illustrato da Ugolini. Insomma, libri molto illustrati, per cui la distinzione tra fumetto e libro era molto più labile. Ci ho fatto dei video, nel senso che i libri della Salani erano molto straillustrati, quindi ogni 2 o 3 pagine c'era un'illustrazione. E quindi il confine tra fumetto e libro d'avventura, ovviamente non di libri di filosofia, ma parliamo del Conte di Montecristo, Salgari. Salgari no, perché Salgari aveva tutta la vita di terreno, quindi una biofilia, so, molta roba. Cioè, prendete questo Conte di Montecristo qui, no? Questo è stato edito da chi? Dalla Feltrinelli? È orribile, nel senso non c'è un'illustrazione, non c'è manco un disegnino. Negli anni 30 sarebbe stato impensabile fare un libro così, invece sarebbe stato di tutto illustrato, il Conte Montecristo che esce con. Io ho l'edizione originale, nel senso francese, la seconda o terza edizione, quindi originale in francese è tutta illustrata, perché all'epoca, dall'Ottocento fino agli anni 30, 40 e 50, i libri erano illustrati, soprattutto per ragazzi. Scusate, prendo il caffè. E Ugolini quindi è passato ovviamente dal libro illustrato al fumetto. Ovviamente l'eroe credo più famoso sia Billy Biss, si capisce dallo sguardo marpionesco. Marpionesco, questo è Ugolini, queste sono copertine, sarà, no, vabbè, i romanzi anche negli anni 60, fino agli anni 70 c'erano i romanzi illustrati, poi sono per ragazzi. Vedete il re dagli occhi sognanti, queste figure da Ugolini con questi sguardi molto a pesce rosso. Ovviamente ha lavorato anche leggermente per l'afflitto, questo è il Tex Ugolini, molto faigo, molto. E dall'altro anche come disegnatore di personaggi, in questo caso diabolici, diabolici, strega, Naida, nome Naida. Nadia, Nadia. Quindi è un'opera che va presa prima di tutto perché è disegnata da Ugolini. Quindi ora Billy Biss non so che fine ha fatto la ristampa, insomma, io veramente feci un video su Billy Biss. Fui mangiato vivo, mi insultavano, non perché naturalmente io non dissi su, non sono esperto di Billy Biss, ne parlavo così da bar, nel senso per i miei pochi ricordo, perché non era un personaggio che mi piacesse particolarmente, quindi ne parlavo così, trovai dei super esperti di Billy Biss che mi hanno fatto cotto e crudo e rivoltato comunque al film. Ma naturalmente
Ovviamente quando parlo di fumetti ci può stare anche, non è che sono esperto di Lobo Kid del 64, ma che del 64? Io non ero neanche nato, quindi figuratevi se nel 64 leggevo Lobo Kid. La storia di Gianluigi Bonelli, ovviamente il modello e la fiducia, è una storia molto bella, tra l'altro, una storia di vendetta, e ovviamente il modello è lui, quello Dumas, il conte di Montecristo. È buffo perché la stessa scena iniziale che trovate in questa storia è precisa identica a quella di Dago, numero uno. Voi direte, ah, Gianluigi Bonelli ha copiato Dago. Ah, no, no, perché tutte e due c'è sempre un archetipo. Dietro i romanzi, dietro i fumetti di quegli anni c'erano sempre dei romanzi, più che dei film. C'è anche il modo di scrivere di questa storia di Lobo Kid, è molto romanzesco. Tra l'altro è meno pallosa, diciamo, di Zagor contro Super Mario. Questi sono gli occhi, capite? Questo riconosce subito Ugolini con questi occhi sognanti, un po' da fotoromanzo, Gaspar. Ho fatto un video su Gaspar. Una storia molto tragica, tra l'altro, di Gaspar. E tra l'altro anche la giovanissima Ornella Muti lavorava nei fotoromanzi, sai? Fotoromanzi è un genere che io, cioè, mi ricordo mia nonna con le pagine dei fotoromanzi li metteva nelle gabbiette dei pappagallini e li metteva su. Io mi ricordo il fotoromanzo associo, fotoromanzo pappagallino, che come associazione non ha senso perché mio nonno usava queste foglie e vedevo, mi ricordo sempre questi pappagallini con questa foto di Gaspari, ti ha il pappagallino sopra, vabbè. Ma erano altri tempi, io vengo da un'epoca ormai come gli Etruschi, i Greci, i Micenei, i Mardochei, i Marzucchei. Questo è un fumetto, però voglio dire, se lo leggete, ovviamente la storia di Lobo Kid è che lo zio che uccide la famiglia per impossessarsi dell'eredità, naturalmente il bambino Lobo Kid sfugge, perché se no è tutta la storia finita, si rifugia tra i Comanches e tra l'altro. Se ci fate caso, l'aiutante indiano Yagor, cioè ci sono vari rimandi a quello che sarà poi a quello, rimandi a Tex, che ovviamente similitudini. E Tex, Lobo Kid, come Tex viene ospitato e diventa un indiano bianco. Questo è Lobo Kid nella sua trasformazione in indiano. Poi ritorna ovviamente da cowboy per vendicarsi. Ed è diviso tra sì, ovviamente anche in questa storia Gianluigi Bonelli, che qui vedete un bellissimo, boh, bellissimo disegno di vabbè, Sandro, cioè Gianluigi Bonelli non aveva la grandezza di Ugo Pratt, lo dico, i bonelliani mi perdonino, lo si vede soprattutto nelle storie del Pacifico. Cioè, perché Bonelli, come Ugo Pratt, ovviamente, ma forse Ugo Pratt era un po' più giovane di Bonelli, perché Bonelli, sì, vabbè, insomma, sì, era più giovane perché Bonelli già lavorava prima della Seconda Guerra Mondiale, con Furia Almirante, personaggi di cui trovate traccia. Vendetta indiana, come Capitan Mickey, vabbè, tutta roba. Che venivano pubblicati dall'Araldo, come si chiamava? Dall'Araldo, nella casa editrice della moglie di Gianluigi Bonelli. Ma Gianluigi Bonelli, ora io, cioè io lo capisco più di voi, dei giovani, perché ora faccio questa mossa audace. Questa collana qui, oggi, questa è la collana Sonzogno. Ho tirato fuori Scaramouche di Sabatini. Questo è un capolavoro che non si è ripubblicato. Era venuto al mondo con il dono del riso e con la sensazione che tutta la gente fosse pazza. Questa è la collana di Ciro Sonzogno degli anni. Bello, dove la carta degli anni. Sarà degli anni 30, suppongo. C'era la romantica. Venivano ovviamente erano romanzi per ragazzi popolari, c'era tutta la collana di Sabatini che copriva Scaramouche, Capitan Blood che viene citato e tutti questi romanzi, cioè noi ricordiamo ovviamente Salgari,
Dumas, ma c'era tutta una serie minore, Pignatelli, c'erano tanti autori di romanzi e ovviamente Gianluigi Bonelli si era abbeverata a questa cosa. Anche Sergio, ma un po' meno. Sergio Bonelli aveva più cinematografica, anche poi i film che si vedono negli anni 30 erano Accadde una notte, insomma, film, insomma, Frank Capra, insomma, non era i film di cowboy indiani, ovviamente, di cui ha origine Tex Willer. Però tutte queste storie Gianluigi Bonelli le rievocava in Tex Willer, quindi l'eroe, cioè l'eroe. Ovviamente Dumas, i tre moschettieri, credo che riappaiono in tutte le salse, insomma, no? Riappaiono, questi erano tre moschettieri lì travestito. Quindi dietro tutto questo c'è sempre il fantasma di Salgari, di Verne, Verne meno, perché Verne era più fantascientifico, ma anche qualcosa di Verne, tipo Michele Strogoff. La Perla Nera, Gianluigi Bonelli, ma questa roba. Roba degli anni 30, 40. Ma questo sembra veramente se c'è fumetti antichi. Quindi tutto questo portava Gianluigi Bonelli a riproporre nel linguaggio disegnato storie molto simili a quelle dei suoi eroi letterari, ma tra cui appunto non sottovalutare Sabatini, che è un personaggio oggi assolutamente sconosciuto, ma che nella Sonzogno io ho letto tante cose di Sabatini, ho letto tutto, tutto Scaramouche, tutto Capitan Blood, di pirati, da qui Errol Flynn fece i famosi film di pirati di Errol Flynn, eccetera, eccetera. Da qui deriva i pirati dei Caraibi, derivano lontanamente da Sabatini, un'articolazione un po' complicata. E quindi si trova qui, ovviamente si trova il Conte di Montecristo, ovviamente semplificato, perché a un certo punto c'è, cioè, il senso morale del Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo è uno che subisce un'ingiustizia pazzesca, e quindi viene a andare al carcere di If, incontra l'abate Faria, eccetera, 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 eccetera. E ovviamente nel momento in cui diventa ricco e bello come me, insomma, a Livorno, tra l'altro, si fa tagliare i capelli, mi sembra. Dopo 20 anni di carcere di If, no, 15, non mi ricordo quanto erano, insomma, tanta roba al carcere di If. È ovvio che si dedica alla vendetta. Naturalmente, la giovane medio orientale con cui fugge ricorda ovviamente la bella indiana che si chiama, chissà, ricorda la bella indiana che si chiama. Faccio vedere i disegni di quelli che sono molto belli, eh? Cioè questo numero se lo vada preso, cioè vada preso nel senso per chiamare a Suiana, Naida, Suiana, chi si ricorda? Quindi in realtà anche Lobo Kid si chiama Larry Clapton, qualcosa di simile, non mi ricordo il nome, e alla fine scappa, finisce esattamente come il Conte di Montecristo, lascia la bella Bianca, che però l'ha aiutato. Ed è un personaggio, ovviamente, il giorno della vendetta, ovvio che, perché ovviamente Iagor, che ricorda il nome Zalo, tra l'altro, non so se viene il sospetto, no, quando fu fatto Zalo, che forse anche Sergio Bonelli, non so quando Zalo è nato, beh, questo è quando è nato Zalo, è ovvio che Iagor, poi ricorda Zalo, insomma, mi ricordo, questo è del 64, forse Zalo. Non mi ricordo quando è nato Zagor, quindi, però c'è un'assonanza, forse girava questo Iagor Zagor, qualcosa in casa Bonelli, era un'onomatopea che piaceva in casa Bonelli. Quindi a prescindere da chi sia nato prima, se lo Iagor o lo Zagor, però è un nome che circolava. Dall'altro alcuni personaggi, ripeto, Naida ha un qualche assonanza, lo stregone, questa è la stregonessa, la magia, e rimanda in chiave un po' più. Naida è una maga buona, però sempre una strega, insomma, sempre una strega. Rimanda un po' a Mefisto, se fate caso, fisicamente un po'. Quindi ci sono dei temi che per il lettore di testo un po' li individua. La moglie indiana di Lobo, cioè, poi non si sa, non so che. Se c'è un proseguo, perché non ho mai letto Lobo Kid, ovviamente. Illustrare la Logonia è la drammatica storia del piccolo Larry Clayton che sopravvive alla decisione dei suoi genitori, cresciuto fra i Comanches, dal coraggioso guerriero Iago. Torna a casa per punire il vile, perché era vile.
responsabile del ciclo. Questa è la storia forse una delle più belle. In queste brevi, tipo questa, il feticcio tragico. Allora, abbiamo il protagonista, Mari del Sud. Ecco, qui si capisce che la superiorità, no, nel senso che è la stessa ambientazione di Corto Maltese, ma questo sembra Lothar, come si chiama, Lothar di Mandrake, non si capisce perché va in giro con sta feluca, insomma, e poi la storia, vabbè, è molto, molto, sì, ci sono i personaggi, il cinese, anche se sembra un po' un impiegato di Merate, insomma, sembra un po' di Brera, nel senso che sembra un po' milanese sto cinese, però è ovvio che la storia, il disegno, qui mi si fa tutto questo elogio dei disegni di, no, forse in questo caso la storia del 62 di Coliva, qui era ancora, insomma, ancora un po' ingenuo, insomma, qui veramente sembra a volte dire Mandraghe, Mandraghe, sì, questo è Mandraghe, Lota, è proprio il personaggio dei Mandraghe, no, nel senso che ben detto Tambo sarà il personaggio, si chiama Tambo, va, si capisce bene, ovviamente si sembra un impiegato di Merano, di la Val Brembana, sono cinese molto italiano, ecco, vabbè. Maiole Tambo. Vabbè, Maiole Tambo, sì, i disegni sono un po' ingenui. No, nel senso che è ovvio che Ugo Pratt, quando ambientava, cioè anche a Gianluigi Bonelli facevano i Mari del Sud, ma le sue storie sono molto alla Capitan Blood, alla Sabatini, quel genere lì. Mentre Ugo Pratt aveva un respiro, la Ballata del Mare Salato, non sto qui a parlarne. Quindi Sergio Bonelli, anche come marinaio, quindi tutte le storie di mare c'erano, però ovviamente forse Gianluigi Bonelli, no, Sergio Bonelli, scusatemi tanto in pappino, i pirati, eccetera. Non voglio fare un video molto lungo perché poi, sì, ovviamente, i Kannaki e tutta sta gente qui, Zorak, tutti questi fumetti. Sì, questo è Vittorio Coliva. Sono tutti gli grandi disegnatori ovviamente, Il segreto dello scotennato, Chinoa, Alberio Chinoa. No, era un fumetto molto, ecco, quello che differenziava il fumetto fino agli anni 70, che era veramente rivolto a un pubblico giovane, cioè un adulto, pensate, una persona adulta si sarebbe vergognato di leggere un Tex. Cioè, lo stesso Tex negli anni 60, lo leggevano i miei cugini facevano i camionisti, i contadini, quindi erano persone di scarsissimi studi, quindi era un fumetto che era per adulti, ma per un certo tipo di adulti che ovviamente non aveva mai messo le mani su un libro. Mio cugino meccanico Perugia Umbro, che leggeva, no, però leggevano Tex gli piaceva perché c'erano queste scazzottate, un po' come si guardava. Quindi era un fumetto, quello di Gianluigi Bonelli, che ovviamente una persona colta, ma la parola colta è una parola molto retorica, nel senso che in realtà la persona colta che rifiuta i fumetti è solo un pallone gonfiato, diciamoci la verità. Dico tranquillamente, perché la persona colta non è colui che non legge, però negli anni 60-70, se ti beccavo con Tex o Zago, adulto, diceva, come leggi i fumetti, è roba per bambini. Noi sappiamo benissimo che i fumetti non sono roba, cioè sono fumetti anche per bambini, ovvio, ma lo stesso Braccio di Ferro di Siga non è per bambini, perché ti fa vedere la Grande Depressione, la fa vedere in maniera, però te la fa capire. Quindi poi questi fumetti avevano dei modelli che non erano proprio mica stupidi. Il Conte Montecristo oggi, scusate, cioè Gianluigi Bonelli, sarebbe tutto, questo è un polpettone. Un dei polpettoni più polpettosi della polpettosità della storia. Io adesso quando lo stavo rileggendo, poi mi sono bloccato alle storie romane, perché in realtà sono tre romanzi. Ovviamente il carcere di If,
La vendetta, il calcidif fino al ritrovamento del tesoro, la sezione romana e la sezione finale, la vendetta parigina. Cioè, sono tre romani, c'è cioè una triade. Mi rimarca un po' la Divina Commedia, Inferno, Paradiso, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Però in realtà, a caso si chiama Bon Dantes, perché ci vuole una fantasia sfrenata per capire che Bon Dantes rimanda a Dante. Che anche lui era un tipo molto vendicativo, scrisse l'Inferno apposta per mandare all'inferno tutti i suoi nemici. No, ora qui ovviamente potremmo farci una conferenza di 3 ore e mezzo che non farei. Ho perso il fumetto, tra l'altro, mi è sparito sotto il Conte di Montecristo, è stato ingoiato dal Conte di Montecristo. No, questi sono i Mayas, Aztechi, gli Incas. Questo è un mistero della fede. Ah, no, qua. Un mistero della fede, perché infatti il mistero della fede è apparsa la Santa Sindone. No, volevo appunto fare questo, no, quindi mi fermo qui. I disegni di Ugolini sono strepitosi, cioè sono, guardate, questo ricorda tantissimo Bellinissimo, non vi sto a dire Ugolini, un grandissimo disegnatore, ecco, secondo me molto superiore, con tutto il rispetto a Coliva, ma all'epoca c'era Coliva, era bravo, ma qui veramente sembra di vedere Bilibis, soprattutto queste donne molto sensuali. L'altro sono due, vabbè, è una storia anche ben strutturata, perché quello che mangia, se prendiamo, facciamo un esempio con lo Zago Supermarket, che è una storia che dura 5, 6, 7, 8 volumi, una cosa assurda. Questa per l'epoca era già considerata una storia lunga e tutta in un volume. Cioè, naturalmente all'epoca c'era questo uso dei quadratini che legava un po' più il romanzo. Fred Clayton firma la carta, quella carta che è destinata a diventare il suo incubo. Cioè, è molto letterario, però Gianluigi Bonelli è molto letterario, perché è ovvio che per lui il fumetto è molto più legato al romanzo d'avventura di quanto lo sia oggi. Ovviamente Boselli fa una cosa simile ancora oggi, però secondo me con minore. Gianluigi Bonelli, però. Un po' cambiato anche il mondo, oggi non si fa più. Comunque, veramente vi straconsiglio questo fumetto, questa roba, perché se fate delle analisi confrontate, insomma, questa triangolazione Dago, Lobo, Kids e il grazie, quest'uomo ha scritto, ma finiamo questo romanzo. Questo è un romanzo per gente che non c'ha la televisione, no? Non c'ha la telefonia. Va bene, salutandovi con Alexandre Dumas, perché io sono un po' africano, quindi come Alexandre Dumas, ho questi capelli crespi, le unghie bianche, insomma, sangue, come Pushkin, che è africano, il grande poeta russo è di sangue africano, quindi poi l'Africa, cioè, buffo che poi si va a cercare, no, Cleopatra di colore, no, dovete cercare persone veramente di colore, Pushkin, Dumas erano di colore, che poi sono stati sbiancati nei ritratti. Mi sbiancavano un po'. Quando vedete i ritratti di Dumas e Pruschi, ci sono dei ritratti che sono realistici. Allora, vedete Dumas, che è di colore, è chiaramente un meticcio. Poi quelli più romantici, vediamo Dumas che perdeva colore e assumeva tratti. Il capello riccio, crespo, diventava un po' mosso. Lo stesso Pruschi passa da un volto quasi africano, proprio, che aveva un volto africano, proprio africano. Cioè, oggi se voi incontraste Pruschi per strada, lo scambierese per un buon comprare, ma tranquillamente, perché era quello Pushkin fisicamente, come vedete, con l'apparenza inganna. E invece, siccome i russi non erano proprio, allora lo sbiancavano e facevano i capelli un po' più romantici. Vabbè. Chi sbianca e chi colora, nel senso, è buffo che Pushkin e Dumas, che dovrebbero rimanere di colore scuro, sono stati sbiancati. Cleopatra e ora hanno fatto uscire l'africano, non hanno fatto di colore, lo questo mondo di pazzi, questa saga Sindone, anch'io vedo male insomma, il mio futuro, ma poi avrò un futuro, chi lo sa. Quindi augurando, cercherò di rifare il video sull'antisemitismo, ma insomma vedo, cercherò di farlo, cercherò, voglio farlo un po' più decente. Quello l'avevo caricato, ma di solito quando faccio un video come questo lo ricarico, non mi metto a guardare, cioè,
Chiudo quando io faccio un video, lo chiudo, stop e lo carico su YouTube. Non mi metto neanche a riguardare quel che ho detto, nel senso quel che è venuto, però questo è un video di fumetti. Quindi poi naturalmente mi arriverà l'amico di Billy Biss e dirà: no, Gasparri, no, non capisco. Io vedevo un'analogia nel capello cotonato. Vabbè, bello, 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 bella lettura. Naturalmente un linguaggio molto romanzo da appendice ottocentesco. Però disegni di Ugolini sono veramente belli. Vabbè, passo e chiudo e vi auguro la buona noce a tout le monde e anche a tout le monde, tout la lune, tout Saturne, queste battute a Groucho. Quest'ora non mi viene niente di meglio, vi auguro veramente buonanotte perché stiamo ciullando di manico.